Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo con la cronaca. È stato arrestato colui che si faceva chiamare il re di Sant'Agostino. Ci spiega tutto. Chiara Sadotti. Allora, il re di Sant'Agostino. Non si significa niente, Il re di Sant'Agostino eh. significa perché mi conoscono tutti, mi vogliono bene. Tutti. Era lo scorso maggio quando i microfoni così. di una trasmissione Ehi, di Rete 4 diventi, si era certo, definito re non di Sant'Agostino. Adesso è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti ed è finito in manette. Nella serata, tra sabato e domenica, il personale della squadra volanti, diretta dal vicequestore aggiunto Marco Gallorini, ha svolto una serie di controlli nel cuore della città a seguito di segnalazioni diffuse tra Piazza Risorgimento, Via Madonna del Prato, Via Spinello e Giardini del Porcinai. Gli agenti hanno proceduto all'identificazione di varie persone che avevano destato alcuni sospetti, tra loro anche il ragazzo che si era proclamato Re di Sant'Agostino. In seguito alla perquisizione sono stati trovati 32 grammi di hashish suddivisi in 15 stecche confezionate singolarmente e 1,37 grammi di cocaina già suddivisa in 6 confezioni termosaldate. Per il giovane sono scattate le manette per il reato di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Era in Italia senza documenti e per questo, in seguito all'udienza per direttissima, ne è stato disposto il rimpatrio. Non Perché lavora. non ho documenti? Eh. Se ho documenti vado a lavorare. Eh. Vivo come tutti, Scusa. esco, eh. vengo qua con i miei amici. capito? Eh. Cioè, bighellona, che fa? Non, fa, non eh. faccio niente, non lavoro, ogni volta faccio mariatori lavoro... Vabbè, fa lavori saltuari. Il si nero. chiamano. Il Nero. Il nero. Il nero. Lavori così. saltuari, ma non è che... Non è che eh, si chiamano così, ma ha fatto mai qualcosa che non avrebbe dovuto fare? Tutti la gente fanno cose che non avrebbero dovuto fare. Sono durate almeno otto ore le ricerche di una donna di 75 anni che nel pomeriggio di ieri si era persa in un castagneto a Caprese, Michelangelo. La donna, pensionata residente nella confinante provincia di Forlì-Cesena, eh, si era recata nel bosco assieme al marito. L'uomo nel primo pomeriggio era poi rientrato a casa da solo e, quando con l'arrivo del buio non ha visto rientrare la moglie, ha dato l'allarme. Ai soccorsi hanno partecipato. I carabinieri forestali di Sansepolcro, abbadia Tedalda, i vigili del Fuoco del Distaccamento di Sansepolcro e del Comando Provinciale di Arezzo, il personale della topografia applicata al soccorso, il Nucleo eh, SAPR, sistema aeromobili e pilotaggio remoto e l'elicottero drago del nucleo di Arezzo. A completare il team anche i droni termici arrivati da Siena e il personale del soccorso alpino. Dopo lunghe ore di ricerche la donna è stata ritrovata dopo le 23 da parte di due carabinieri forestali in buone condizioni di salute ma ovviamente provata per la brutta disavventura. E adesso entriamo nel tema della violenza contro le donne, siamo nella settimana che ci porta fino al 25 di novembre, appunto, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Ieri ad Arezzo la seconda edizione della camminata in rosso. Seconda edizione della camminata in rosso ad Arezzo organizzata dall'Associazione Nazionale Senza Veli sulla Lingua per dire basta alla violenza sulle donne, una iniziativa che ha avuto il patrocinio del Comune di Arezzo, partita dal Duomo in una domenica mattina il 19 novembre in cui risuonavano due notizie: il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin, l'ennesimo femminicidio in Italia e il no della Corte alla richiesta nella seconda udienza del processo di una perizia psichiatrica per Jawadi Sham, il 38enne, che ad aprile aveva ucciso compagna e suocera a coltellate. La decisione della Corte nei confronti di Jawadisham, commenta Patrizia Ascotto di Santolo, vicepresidente dell'Associazione Senza Veli sulla Lingua, significa che ha valutato senza ombra di dubbio il gesto criminale di chi voleva deliberatamente uccidere. È quindi giusto che venga giudicato senza possibilità di appigli o scorciatoie. Su questo si esprime anche l'associazione Pronto Donna a margine della presentazione delle iniziative che porteranno al 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Quanto sarebbe stata pericolosa una perizia psichiatrica in un caso come questo? È legittimante, e distorcente del fenomeno, eh, quando poi in realtà eh, le valutazioni psichiatriche vengono fatte eh, agli autori dei femminicidi a posteriori, quindi quando già sono in carcere, sono condannati, dimostrano che non è un problema psichiatrico. Eh, è un problema eh, culturale e se noi non, non mettiamo questo, questa lente nel guardare il fenomeno svilupperemo sempre degli interventi inadeguati, non leggeremo il fenomeno fino in fondo e non interverremo nel modo adeguato. E in questa settimana saranno tante le iniziative, appunto, che come dicevamo ci porteranno in un avvicinamento al 25 di novembre. Sentiamo. Mettere due targhe, una a norma rossetto e l'altra a nana che ci ricordano tra le altre cose che le prime vittime sono le persone più deboli, fra cui donne e bambini. Allora. Due targhe, una intitolata a Danna Frank ed una a Norma Cosetto, nel foglie d'ingresso della Sala dei Grandi del Palazzo della provincia di Arezzo, iniziativa per valorizzare la memoria delle donne vittime di violenza. Sono passati 80 anni e la violenza di genere ancora esiste, ed esiste purtroppo nella sua forma più grave, che è quella dell'omicidio, del femminicidio. E quindi la nostra presenza qui oggi, delle istituzioni tutte insieme, sta a testimoniare il nostro interesse, perché questo... Stato di cose si modifichi. Oltre 100 le donne uccise da inizio anno, 82 in ambito familiare. Due anche le vittime aretine, Sara Ruschi e la mamma Brunetta Ridolfi, accoltellate dal compagno della giovane. L'ultima vittima, Giulia Cecchettin, ammazzata dall'ex fidanzato. Non un mostro l'ha definito la sorella della vittima, ma un figlio sano del patriarcato. È una difesa nostra narrarli come mostri, narrarli come altro, perché questo ci permette di mettere la violenza al di fuori. In realtà dobbiamo smettere di chiedere alle donne di proteggersi per non essere violentate, per non essere oggetto di violenza, dobbiamo lavorare su un'educazione diversa e su dei comportamenti che partono dal rispetto. Il prossimo 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, numerose iniziative in tutta la provincia di Arezzo organizzate da comuni, istituzioni pubbliche, sindacati e diverse associazioni per una rivoluzione culturale oggi forse più necessaria che mai. Quello che dobbiamo fare è quello di dare un messaggio da questo punto di vista corale soprattutto da ragazzi, dunque la presenza dei più giovani è importante perché lì nel, nei luoghi dell'educazione eh, si eh, inizia ad apprendere i primi comportamenti come ci si eh, rivolge nei confronti dell'altro dell sesso. Non è mai troppo presto per iniziare a parlare ai bambini e alle bambine di quelle che sono le pari opportunità, di quelli che sono i diritti delle donne e degli uomini. Eh, questo perché è un fenomeno che ha delle radici culturali e quindi se non vogliamo continuare a intervenire in emergenza o quando ormai è troppo tardi, come la cronaca ci sta raccontando in questi giorni, dobbiamo iniziare da lì. Ci spostiamo adesso a Rigutino perché eh, arriva l'allarme di una buona parte dei residenti di questa frazione del comune di Arezzo. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Una soluzione per questo ponte che verrà buttato giù a breve, perché creerà un grosso disagio a tutta la popolazione e, in particolar modo, a persone che hanno problemi di deambulazione, come la mia figliola che è in carrozzina, come passeggini, come tanta gente che passando di qui evita la 71, che è una cosa devastante. La richiesta di una soluzione arriva dai residenti di questo quadrante dell'abitato di Ricutino, praticamente un quarto della popolazione della frazione del comune di Arezzo, attraversata dalla regionale 71, strada tristemente nota per incidenti stradali e investimento di pedoni. Questo ponte, opera privata, nei prossimi giorni verrà demolito per un'ordinanza del Genio Civile Regionale. È pericoloso per il rischio idrogeologico di questa zona. Sotto ci passa il Rio di Rigutino, un corso d'acqua che ha nella sua storia già alcune esondazioni, anche se non con conseguenze gravi come quelle a cui abbiamo assistito in queste settimane in Toscana. Che cosa dice il, la regione Toscana? Perché viene demolito? C'è un problema di sicurezza idraulica? Nel 1997 c'è stata un'esondazione molto pericolosa a Rigutino, fortunatamente senza grossi problemi. Però, eh, Tutta la tratta che attraversa Rigutino è stata monitorata e tutte le strutture di questo tipo sono state fatte rimuovere. Però erano tutte strutture fatte per proprietà singole, C avevano il ponticello che andava a casa. Questa ha un'altra funzione, un'altra valenza e per questo siamo qui per vedere, salvaguardare questa continuità, non il ponte in sé. Partendo però proprio dall'alluvione del 2 novembre, adesso la necessità dell'abbattimento di questa opera si è resa non più rimandabile. Questo causerà non pochi disagi a chi sta al di là del ponte, tutti coloro che vorranno raggiungere a piedi l'altra parte del paese avranno una sola alternativa, attraversare la strada regionale 71 che si presenta con un marciapiede sicuro da una parte e dall'altra, con scalini e passaggi a dir poco pericolosi. Voi abitate praticamente in questa zona, quindi se il ponte viene demolito che succede? Il ponte demolito praticamente il paese viene diviso in due, perché eh, praticamente qui è la metà del paese, metà da questa parte e metà da questa. Eh, tutti quelli che, cioè come noi, che, che hanno i bambini, noi ci siamo bambini piccoli, di cui uno ha che carrozzina, quando si portano i giochini che sono da, dall'altra parte al parco dei giochi, bisogna passare di qui, tutti passano di qui. E poi per la statale non si potrebbe passare perché c'è il marciapiede, prima cosa stretto, non è nemmeno un metro. E poi ci sono i scalini, oltretutto il traffico è pericoloso. Tutti i principali servizi o banalmente anche negozi sono dall'altra parte del paese. Quindi i residenti sono costretti ad affrontare il pericolo dell'attraversamento della 71. È un giro lunghissimo, eh, carrozzine, per esempio abbiamo la sua mamma, col deambulatore. Eh, anche lei viene a fare la sua passeggiata qua. Costretta a zero perché dove, dove va? Chi, viene, Chi a, viene? A camminare, a passeggiare eh, cioè gli anziani che vanno come mia madre col eh, deambulatore non migliora la qualità della vita degli aretini, anzi secondo i dati raccolti da Italia oggi, la città di Arezzo ha perso ben 11 posizioni rispetto appunto alla qualità della vita, ovvero dal 38 posto del 2022 al 49. Migliora nella graduatoria affari e lavoro dal 35 al 26 posto, bene anche l'ambiente che passa dal 70 al 56. Arezzo scivola però per quello che riguarda la sicurezza dalla 36esima posizione alla 40esima e ancora di più, qui si può parlare addirittura di un tonfo, eh, quello, per quello che riguarda la sicurezza sociale. La città di Arezzo passa infatti alla, eh, dalla 26esima posizione guadagnata nel 2022 alla 77esima condizione definita scarsa da chi ha stilato la classifica. Rimaniamo ancora ad Arezzo con un allarme che viene condiviso da Donella Mattesini del Partito Democratico, era stato lanciato dal SUNIA, l'allarme sfratti, il problema comunque della casa. I dati della Caritas fotografano chiaramente il disagio abitativo presente ad Arezzo e a questi appunto si aggiunge l'allarme lanciato dal sindacato degli affittuari sul problema casa che viene condiviso in queste ore proprio dalla consigliera comunale di Arezzo del PD, Donella Mattesini. Quella della casa dice è un'emergenza che coinvolge in gran parte i giovani. I dati evidenziano che la quota degli affittuari aumenta con il diminuire dell'età. E poi appunto c'è il problema degli sfratti che sono in costante aumento. Chiediamo, dice Mattesini con forza, all'amministrazione Ghinelli che in attesa di scelte chiare e concrete da parte del governo Meloni si attivi e faccia la propria parte anche in modo autonomo. E allora è arrivato il freddo ma i termosifoni non si accendono a scuola e allora scatta la protesta. I termosifoni sono spenti. E anche quelli dell'ITI, di, sappiamo di tutte di queste scuole, sono spenti, e è un problema perché è il 20 di novembre e fa freddo. I termosifoni sono spenti e gli studenti non entrano in classe. Mattinata di mobilitazione all'Isis Valdarno di San Giovanni. I rappresentanti degli studenti denunciano che l'impianto di riscaldamento è fermo ormai da qualche giorno nei tre plessi che compongono l'istituto, in particolare dal 16 novembre nella vecchia dell'ITT Ferraris in Viale Gramsci, da tre settimane poi all'ITS Veri, mai entrato infine in funzione all'ex convento delle Suore Benedettine di Via San Lorenzo, che ospita 10 delle classi del professionale Marconi dopo il crollo del solaio e del controsoffitto in un'aula che ha reso inagibile parte della sede di via Trieste. Anche i professori si sono lamentati, bidelli, è un problema che affligge tutti in questa scuola e non solamente noi, e quindi riteniamo lo sciopero sia giusto e vogliamo essere calcolati di più come scuola. Il nostro istituto ha molti problemati appunto, oltre al riscaldamento, anche l'istituto davanti non ha i tetti, sono crollati, ci sono dei ragazzi che non hanno la scuola, cioè e niente quindi vogliamo essere calcolati un po' di più una parete della sede dell'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche sarà dedicata all'infermiera Cinzia Sestini, la cui vita è stata prematuramente spezzata da una malattia fulminante pochi mesi fa. La decisione, è appunto, proprio dell'OPI la spiega il presidente di OPI Arezzo, Giovanni Grasso. Cinzia dice merita di essere ricordata non soltanto nelle nostre menti e nei nostri cuori, ma anche con un gesto simbolico che ci possa accompagnare ogni giorno. Ogni giorno della nostra attività. L'inaugurazione appunto di questa dedica è per mercoledì 22 novembre alle 17.30 nella sede di via Marco Peregno, proprio la sede appunto dell'OPI di Arezzo. Continuiamo a parlare di sanità, anche l'OPI ovviamente sarà uno dei protagonisti di questa diciottesima edizione del Forum Risk Management che porterà ad Arezzo interlocutori nazionali, regionali e appunto locali per disegnare la sanità del futuro dai fondi PNRR alla telemedicina passando per tutte le sfide future che la sanità pubblica dovrà affrontare. Ai nastri di partenza la diciottesima edizione del Forum Risk Management dal titolo appunto La sfida della sanità pubblica ospitata dall'Arezzo Fiere Congressi dal 21 al 24 novembre. Ci sarà un, con, un confronto tra direzioni strategiche delle aziende sanitarie per vedere laddove voglio dire ci sono le migliori buone esperienze, le migliori buone pratiche, perché abbiamo tutti gli interessi di mettere a sistema quello che di meglio è già sorto nel, nel territorio. Quindi mi auguro e spero che il forum darà una spinta, voglio dire proprio, ad accelerare anche per quanto riguarda il PNRR e tutti i progetti eh, che, eh, stanno, eh, che, stanno, eh, che sono stati presentati alle regioni. Naturalmente, L'impegno deve essere anche quello che il governo deve chiarire una volta per tutte il, il, il proprio piano di rimodulazione del PNRR, perché abbiamo bisogno che, eh, di accelerare i tempi perché l'Europa ci dà i finanziamenti nella misura in cui questi progetti eh, dire, si realizzano tutti i principali attori di questo importante cambiamento saranno messi al tavolo assieme agli operatori sanitari e alle istituzioni. Tra gli obiettivi più ambiziosi far sì che il governo centrale possa stanziare i fondi necessari per consentire all'Italia di raggiungere i livelli europei sul fronte appunto della sanità pubblica. Il ministro della Sanità Schillaci è atteso per il 23 di novembre. Noi sosterremo con grande forza la proposta della Regione Toscana e di altre regioni che diventerà proposta di legge per invertire la tendenza. Cosa dice la proposta della Regione Toscana? In cinque anni, dal 2023 al 2028, cerchiamo di raggiungere al medio, almeno la media dei sistemi sanitari europei, tenendo conto che un cittadino italiano, voglio dire, per i propri bisogni di sanità e di assistenza ha assegnato dal Fondo Sanitario Nazionale 700 euro in meno rispetto alla media europea. Pensate a che cosa significa parificare anche in cinque anni il, 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 il finanziamento voglio dire, del sistema sanitario italiano, ripeto, rispetto alla media del sistema sanitario europeo. Se non si fa questo, ovviamente eh, il nostro sistema soffre e corre il rischio voglio dire, di, entrare in, di entrare in grave difficoltà. Ecco la voce forte che mi auguro e spero anche dal forum. In aggiunta a tanti altri sedi dove voglio dire, si stanno mobilitando anche le persone, ci sono raccolte di firme in molte aree del paese, anche dal forum venga una voce forte per dire i soldi che necessitano per rinnovare e rilanciare il sistema sanitario nazionale. Consegnato un riconoscimento ai sottoscrittori del regolamento per valorizzare la storia, le tradizioni e la cultura del, del territorio olivicolo cortonese. Le attività aderenti a questa iniziativa sono state riconosciute grazie ad un apposito espositore che garantisce l'utilizzo di olio colto e franto nel territorio di Cortona. Sono ben 28 i ristoranti che nella sala del Consiglio di, del Palazzo Comunale hanno appunto ritirato questo attestato speciale per aver aderito al progetto che si chiama. Ma proprio Novolio Cortona. Un giro del mondo per raccontare la più intima e profonda essenza del gioco del calcio venerdì prossimo 24 novembre alle 21 la sala consiliare del comune di Subbiano sarà sede di una serata di storie curiosità e anche aneddoti dedicati appunto all'universo del pallone per la presentazione del libro Chiedi alla polvere, quando il calcio non è solo un gioco, dello scrittore e giornalista aretino Francesco Caremani. L'incontro permetterà di vivere un viaggio tra i quartieri periferici di grandi metropoli, territori in guerra o piccoli paesi sperduti per ripercorrere appunto le vicende di donne e uomini che nel calcio hanno trovato un'opportunità per sognare e perché no un futuro migliore. E allora parliamo di calcio ma quello giocato perché l'Arezzo torna a casa dalla trasferta contro la Fermana con una bella vittoria un 3-2 Io credo non esista questo livello vincere senza sofferenza nemmeno il Cesena vince senza sofferenza viviamoci noi contentiamoci della vittoria un gol di pari un è... cioè, gol di pari non la squadra in totale dominio, mi sembra, perché non c'era assolutamente la, la sensazione del loro potersi equipareggiare con un gol da, con un cross da, 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 da una linea laterale. Bisogna migliorare, bisogna migliorare la fase, non possesso, però dall'inizio dell'anno lo diciamo, e, <ride> e continuiamo a prendere gol. Eh, cosa si porta via di buono dalla partita di oggi? Perché non era facile comunque reagire anche a livello emotivo, dico, dopo una sconfitta come quella con il Pineto. Ovviamente. Dopo una sconfitta come quella del Pineto è incredibile, cioè che, che, che ammazza un toro, no? una, una sconfitta del genere, invece i ragazzi si sono allenati bene l'altra settimana come se avessimo vinto il Pineto. La vittoria di oggi io credo nasce proprio dalla settimana fatta dopo il Pineto. Sono contento, a seconda ti ripetono i professionisti, per importanza metto davanti questa perché forse per i gol più belli dai. No, ma anche per il bisogno che avevamo di questi punti faccio i complimenti alla squadra perché un gruppo importante riesce a vincere queste partite. e Oggi l'abbiamo fatto solo con la forza del gruppo. Prima della partita parlavo con qualche ragazzo un po' più più esperto e dicevo non conta come ma conta portarla a casa quindi anche se fosse finita 6 a 5 non era un problema nel senso bastavano i tre punti questi sono stati e godiamoci questa vittoria e pensiamo alla Juve. Non è andata bene invece per i colori amaranto al femminile perché appunto l'Arezzo calcio femminile in casa ha perso contro il Parma. Un Parma molto organizzato passa di misura al comunale grazie a un gol di Silvioni al sedicesimo della ripresa. Partita di sacrificio da parte delle ragazze amaranto di Mr. Mike, che sono riuscite a contenere per lunghi tratti la forza offensiva delle Ducali. Noi abbiamo, abbiamo cercato di. Eh, di eh seguire il nostro, il nostro piano di, di uh, il game plan uh, dal, dal primo minuto eh, siamo so, molto molto contenti che l'abbiamo seguito al 100%. Noi guardiamo avanti, eh, siamo molto soddisfatti con, eh, con il lavoro che abbiamo fatto oggi e eh, non vediamo l'ora ora di mettere più e più eh, dettagli nel, nel nostro gioco eh, per, eh, come ha detto te, per, per prendere... Eh, i punti che forse in queste, queste prime 7-8 partite mancano. Prestazione molto positiva di Nardi, brava a parare un rigore dopo appena due minuti di gioco. Sì, è stata una bella prestazione personale, anche di squadra sicuramente, in fase di non possesso. Eravamo compatti, abbiamo cercato di fare tutto quello che il mister ci ha insegnato durante la settimana e ci ha spiegato. Purtroppo poi ci è mancato il gol che nel finale poteva arrivare, però comunque... La prestazione è stata più che sufficiente. Speriamo adesso, d'ora in poi, visto che arrivano sicuramente una serie di scontri diretti, di fare un po' meglio e di cercare di portare a casa più punti possibili. Parliamo adesso di ginnastica ritmica: la ginnastica petrarca, tra le eccellenze della ritmica in Italia. Il merito è di Anna Battistini, che è scesa in pedana nelle finali. Dei campionati italiani di specialità di Campobasso e ha regalato alla società retina la grande gioia della vittoria di una medaglia d'argento alle clavette e di una medaglia di bronzo alla palla nella categoria Junior 3. Riuscendo così a salire sul podio con due attrezzi e ad emergere appunto nel confronto con le coetanee che arrivavano da tutta la penisola. Parliamo adesso invece di basket, anche in questo caso purtroppo note dolenti per i colori amaranto, perché l'amen BC Servizi non è riuscita a vincere contro il Lucca al Palasport Estra. Passo falso casalingo per l'AMMBC Servizi Arezzo che nel finale si arrenda al Basketball Club a Lucca in una gara che gli Amaranto hanno condotto per larghi tratti. Partono meglio gli ospiti che piazzano un parziale iniziale di 11 a 0 che costringe coach Evangelisti a chiamare time out. La reazione della SBA è importante, punto su punto l'AMMBC Servizi prima raggiunge gli avversari, poi con quattro triple consecutive ribalta il punteggio alla fine del primo quarto, 22 a 16. Arezzo che valca la buona mano al tiro dalla lunga distanza e riesce ad allungare nel secondo parziale, con Luca che non riesce a far valere la maggiore fisicità. All'intervallo i ragazzi di Coce Evangelisti hanno 10 punti di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi, però, Luca comincia ad alzare l'intensità difensiva. La MBC Servizi non riesce ad essere fluida come in precedenza. Trentin e Burgalassi accorciano il divario fino a 57-53 alla terza sirena. Nell'ultimo quarto, la partita prosegue con gli amaranto che si tengono qualche lunghezza di vantaggio sino a 66 a 60. Nel debito da tre punti, suona la carica per il suo. i Burgalassi firma 5 punti dal peso specifico enorme sulla partita. La Sba, infatti, è priva di energie e non riesce più a trovare la via del canestro. Gli ospiti sono determinati nei possessi decisivi e si prendono la vittoria con il punteggio finale di 73 a 68. Per gli amaranto, uno scontro diretto amaro che non permette di accorciare la classifica. Sabato ci sarà poi la trasferta di Empoli con l'Use decisa a riscattare la sconfitta sul campo del fanalino di coda Castelfiorentino. Siamo partiti in un modo agghiacciante perché non so, eravamo contratti, penso ci siamo fatti sorprendere, siamo andati sotto di 10-12 punti, poi siamo stati bravi a riprenderla e poi nel momento che. Hanno aumentato un po' l'intensità difensiva, abbiamo pensato di vincere ognuno per conto loro, nostro, non abbiamo fatto nulla di quello che veniva richiesto e siamo andati in difficoltà. E poi non abbiamo giocatori, come io ho sempre detto ai ragazzi, che possa risolvere la partita da soli e abbiamo perso. Complimenti a Lucca che ha dimostrato di essere una squadra vera perché è stata sempre dietro, alla fine nei 40 minuti, e alla fine però ha vinto. Ed infine chiudiamo con una notizia che riguarda invece il mondo della pallavolo. Terza giornata e primo squillo stagionale per i Botoli che conquistano agilmente il match con Emma Villas Siena per 3-0 proprio fra le mura di casa. Un avvio di un primo set positivo per gli ospiti, ma poi i Nero Amaranto hanno ottenuto il piede fermo sull'acceleratore e hanno conquistato il primo parziale per 25-17. Il secondo parziale si è concluso ancora a favore degli Amaranto per 25 a 16 il terzo. È stato letteralmente un monologo, monologo appunto dei Nero Amaranto, una buona prestazione corale senza nessun calo di concentrazione che ha portato il punteggio dell'ultimo set appunto a 25 a 12 in favore proprio degli Amaranto che hanno vinto come dicevamo al Pala Maccagnolo il prossimo incontro, quello di sabato 25 novembre, valevole per la quarta giornata, dove i botoli faranno visita alla concittadina Volley Arezzo, dunque per un atteso derby. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.